Dopo anni di onorato servizio, il mio cavalletto fotografico si presenta come un reduce del Vietnam. La nuova recluta sarà un treppiede da viaggio della Manfrotto. Da un mese nel carrello a più di 250 euro, un giorno lo trovo in offerta a 160 e quindi doveva essere mio. Per usarlo ho scelto di andare a Trevignano Romano, sulla Rocca Orsini, e fotografare il tramonto da lì. Ovviamente ho scelto la meta anche per motivi geologici. Essendo Trevignano sul lago di Bracciano, uno dei centri eruttivi del vulcano Sabatino, dove il lago è il risultato dello sprofondamento della camera magmatica di più di una dozzina di vulcani e coni di scorie che hanno eruttato tra 600.000 e 60.000 anni fa. Qui mi trovo ad Anguillara, lato sud-orientale del lago. A sinistra c'è Vigna di Valle, che si trova sul bordo di un antico cratere, ma qui non si può volare con il drone, quindi credici dalle mappe. Il compromesso di oggi era di scalare la rocca a patto di far uscire i cani e fargli qualche foto, quindi accetto l'incarico. Qui siamo poco più su di Anguillara e le alternanze di tufi e ignimbriti più o meno coerenti si incontrano con colate di lave massicce come questa. Nel contratto con i cani c'era anche la clausola di fargli fare un bel bagno al lago, così colgo l'occasione per scattare qualche foto ad otturatore velocissimo per immobilizzare le bestiole mentre sguazzano felici con l'effetto delle gocce di acqua ferme e il pelo bagnato. Una vera delizia per la tappezzeria della macchina. Da notare anche come una barchetta possa diventare una campana del vetro. Devo dire molto fantasioso. Andiamo, vai. Proseguendo ancora a nord, sono fuori dalla no-fly zone e quindi può volare il drone. E da qui puoi ammirare il cratere di Trevignano. All'interno di questa depressione c'era un antico vulcano. Il bordo che si vede in lontananza erano le sue pareti e questo ci fa intuire che fosse anche discretamente alto. Le violente eruzioni troncarono gran parte della montagna, inondando il territorio di tufo ed ignimbrite. Poi le colate laviche si fecero strada, e quando questo vulcano esaurì il magma e la pressione al suo interno, crollò e sprofondò sotto il suo stesso peso, creando una voragine riempita prima dal fango e poi dall'acqua. Così hanno fatto tutti i vulcani in zona, dal cratere di Bracciano al cratere di Vigna di Valle, Martignano dove si è formato un lago a parte, Monterosi idem e il lago prosciugato di Stracciacappe e tanti altri. Il lago di Bracciano nella sua interezza non è mai stato un centro eruttivo. Al di sotto però vi è il serbatoio comune di tutti questi vulcani, che alimentava le camere magmatiche più piccole di tutti questi. Quando anche essa si esaurì, si creò un vuoto nel sottosuolo che non resse più e tutto crollò ancora più in basso. Quindi il lago di Bracciano viene identificato come una depressione vulcano-tettonica. E non come una caldera. A differenza dei laghi dei Colli Albani, per esempio, che sono stati veri e propri centri eruttivi e una volta collassati vengono chiamati appunto caldere. Questa mega camera magmatica alimentava anche i più antichi centri eruttivi del complesso Sabatino. L'attività iniziò quasi in contemporanea con il vulcano dei Colli Albani che si trova a sud di Roma. Si alternò ad eventi esplosivi, fissurali e con colate di lava molto viscosa. Iniziò tutto molto ad est del lago, a Castelnuovo di Porto, Morlupo. Poi si è spostata a Sacrofano e fin qui i segni morfologici sono praticamente cancellati. Più evidente è la caldera di Baccano dove passa la via Cassia e poi qui nelle zone del lago. Ora il complesso è classificato come vulcano estinto perché l'ultimo periodo di quiescenza è stato più lungo del suo predecessore. Ma questo non esclude un'eventuale cessazione certa dell'attività. Una minuscola attività secondaria ancora c'è,
Diversi sono i punti termali come Vicarello e alla Caldara di Manziana. Comunque, a grandi linee, spiego tutto in un video già fatto, ma sicuramente arriveranno approfondimenti e integrazioni a riguardo. Per questo iscriviti al canale e dammi supporto almeno morale per continuare. Sono l'Immacolata Concezione, guardate. È il momento di affrontare la salita alla rocca. Un bel po' di scalini mi separano dalla vetta, ma in pochi minuti si raggiunge questo antico castello posizionato proprio su di una colata lavica. No, Storm, non ci si va. Nel 1200 un papa, Innocenzo III della famiglia dei Conti di Segni, paese nel Lazio, fece costruire questo castello che poi è stato preso, non so in che modo, e ampliato dalla famiglia Orsini, una famiglia rivale di nobili da cui elessero tre papi. Nel 1496 il castello è stato distrutto dai Borgia, un'altra famiglia di nobili che annovera tra le proprie fila duchi, conti, meretrici incestuose e che vanta ben due papi. Il diretto responsabile della distruzione del castello è stato Giovanni, fratello dei più famosi Cesare e Lucrezia. Distruzione avvenuta sotto il comando del padre di questi tre, cioè Papa Alessandro VI, al secolo come Rodrigo Borgia. Insomma, una storia che Gomorra e Beautiful levati proprio. Comunque, dopo 500 e passa anni, ora ci sono io quassù e mi prendo tutto il tempo per volare con il mini e riprendere in timelapse l'evoluzione di un cumulo nembo. Inizia a vedersi una luce interessante per qualche scatto. Anche i cani non ce la fanno più e mi chiedono pietà. Quindi tiro fuori il mio nuovo arnese da lavoro e inizio a scattare all'impazzata. La rocca, il paese di Trevignano, la luna che sorge sul lago, per poi scendere al borgo e fare qualche foto alle viette e alle sponde del lago. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, metti like e attiva pure la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti ai prossimi video. E se proprio non hai niente da fare, condividi questo video con amici e parenti e ti arriverà un incaricato del folletto a venderti i bimbi. Nel frattempo, buonanotte e al prossimo video!